arrivare a Lega 1200. Come al solito puntiamo a stelle, me lo ricordo, e soprattutto anche bottino. Come frusta questo bastardo. E la madonna quanta roba che c'è qua dentro. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Clash of Clans. Oggi sono qua con delle novità e in più degli attacchi. Le novità sono intanto che sarò presente a Milano 11, 12 e 13 marzo insieme a Zanzu al video game show Cartoomix. E niente, semplicemente staremo a giro perché non abbiamo uno stand. Ora, se mi è possibile, cercherò di stare intorno allo stand di AK come a Lucca, ma non assicuro niente. Quindi se mi trovate a giro dovete fermarmi per forza e fare due chiacchiere, perché sono lì apposta per incontrarvi. Se volete venire, noi siamo là. Non so chi altro c'è di youtuber, però io ci sono tutti e tre i giorni. Ovviamente il venerdì avete scuola, quindi non potrete venire. Allora, come vedete, eccoci sul villaggio di Clash of Clans. E rimanendo nel tema Clash of Clans, ragazzi, inizierò a portare anche Clash Royale. Non so se già da domani, ma dipende se riesco a fare l'overlay del video. E quando io ho chiesto su Instagram la miniatura del video, cioè la grafica del video, intendevo quello che sta intorno alla mia faccia mentre parlo, non la miniatura. La miniatura, per fortuna, riesco ancora a farla. Come vedete, ragazzi, la caserma oscura e la caserma normale, vedete, gli è spuntata una testa di un pecca in testa, le abbiamo finite. Quindi finalmente abbiamo il pecca, la mia, come sapete, unità preferita. Quando io ho iniziato la Clash of Clans, lì c'era l'immagine del pecca e stava così. Quella era la mia immagine preferita, cioè io ho detto io inizio a giocare e voglio questa truppa. Solo dopo ho scoperto si sbloccava alla fine del gioco praticamente. Come vedete a giro, eccolo lì, ce n'è già uno. Stamattina l'ho messo a fare uno e poi sono andato a lavorare e ci vuole tipo un'ora a farne uno, quindi insomma vedete voi. E oggi andremo a fare i soliti tre attacchi per puntare alle 5 stelle, di cui uno l'ho già fatta stamattina failando un attacco pazzesco. E niente, proviamo a usare un pecca. Ovviamente devo usarlo con parsimonia, perché il pecca livello 1 senza il golem che tanca anche la madonna è difficile da utilizzare. Come vedete in app c'è anche la torre e sta raggiungendo piano piano il livello delle torri del TH7. Aspettate, rimetto la torre al suo posto. Domani sarà finita anche la fabbrica degli incantesimi. E niente, anche questa in up. Quindi il prossimo upgrade che potremo fare sarà minimo tra un giorno intero. Non so cosa upgraderò, datemi dei consigli. Guardate il villaggio, guardatelo. Calcolate che avrò più o meno 1,5 milioni di oro e 1 milione di elisir. Ditemi voi cosa secondo voi devo maxare, anche perché calcolate che ci sarà questo pronto tra 2 giorni e 10 ore. E quindi potremo iniziare a potenziare le truppe. Al momento la truppa sta prevalendo sul potenziamento è l'arcieri, visto che comunque attacco sempre con giganti e arcieri, perché una, come sapete, è un attacco poco costoso e quindi parecchio remunerativo. Quando dovrò fare le stelle per arrivare a Lega 1200, ovviamente farò le go wi fi, le go wipe, le go go go, le ggg, le sto cazzo e quelle robe lì, e quelle le costeranno tanto, ma per ora, visto che posso permettermelo, giochiamo con arcieri. Mi sono dilungato a bestia, vediamo se ci hanno donato poco e nulla. Andiamo ad attaccare. Come al solito puntiamo a stelle, me lo ricordo, e soprattutto anche bottino, perché ovviamente non è che siamo qui a sbucciare le cipolle. Ad esempio questo attacco qui non sarebbe difficile, perché ha anche un mortaio in up, quindi easy, una Tesla in up, cioè queste sarebbero 3 stelle easy. L'unica cosa è che non mi dà molto. Però cazzo, 1000 di nero quasi. Quasi quasi attacco questo e non failo. Sono 3 stelle easy, ragazzi. Poi io dico easy, ma poi fiderò sicuro. Tiriamo i giganti qua prima dobbiamo smascherare il castello del clan prima. Ok, non c'è un cazzo nel castello del clan. Ok, non c'è niente, va bene, va bene, va bene. Allora facciamo 1-1-1-1-1 sulle casette dei costruttori e sulla trivella. Bene, uno anche qua, uno anche qua. Tutte cose che si rompono easy, insomma. E uno anche qua. Adesso cerchiamo di sfondare dritto per dritto verso questo muro qua, che ci apre la strada anche verso i mortai. Mettiamo anche degli arcieri qua del clan. Ok, abbiamo già spaccato le mura. Cerchiamo di curare i nostri giganti al meglio. Quindi la cura è partita bene, perché abbiamo i giganti ancora full vita. Prendiamo qua. Potremmo in realtà iniziare a spaccare anche di qua con il re barbaro, secondo me. Possiamo provare? Ok, proviamo. Spacca muro qua. Ok, cura qua sul re barbaro e sta crepando come pochi. Ok, re barbaro è crepato come pochi. Bell'attacco sbuci. Però come vedete abbiamo già aperto una strada verso quel mortaio là. Adesso io direi di rilasciare anche questo. E qua della furia. Tanto potete tirarla anche qua, ma sti cazzi dei giganti, tanto sono quasi immortali. La cosa che mi premeva era tirare. Madonna quanto tanca sto coso. Pem! Madonna mia. E quanto boia, ragazzi, quanto è bello il pecca. Quanto è bello. Una stella abbiamo fatta, ricordiamoci la famosa citazione
2 stelle easy la citazione di Sbushi. E infatti vedete, mandavo l'attacco. Cioè qui il Pekka, che boh, se era così forte ne facevo 3. Con 3 Pekka, ragazzi, vado alla vittoria. Ecco, se qui avevo una cura avevo vinto praticamente, che il Pekka era immortale e con la furia tira anche meglio. Forse spaccavo anche il municipio. Quanto non le fai il municipio? Madonna che truppa. Io sono innamorato di te, li vedi? Innamorato di te. Un po' di elisir che non fa mai male. Abbiamo fatto un attacco che paradossalmente è un fail, ma comunque è una stella più bonus più 700 di nero. E vi assicuro che per me 700 di nero non è per niente male. Probabilmente il prossimo attacco lo faremo senza ribarbaro e senza pozioni, mentre il terzo attacco però lo faremo con entrambe. Perché vi spiego, adesso funziona così per me il Clash. Visto che le attese sono molto lunghe e non ho tempo, starò a lavorare alle 6 praticamente, avete su Instagram alle 5 e mezzo. Aspetta, io faccio così, faccio un attacco perché metto a fare le truppe quando sono a lavorare. Cioè le metto a fare o prima di lavorare o mentre sono in pausa pranzo e poi le ho pronte la sera. Faccio un attacco, le metto a fare, vado in doccia, faccio un attacco, le rimetto a fare, registro il secondo video per domani. Quando finisce l'altro video, a quel punto, tac, si registra l'ultimo attacco di Clash. Funziona così oramai Clash per me. Quindi adesso io vado in doccia praticamente, anche se voi non lo vedrete, e ci vediamo al prossimo attacco, che è tra pochi minuti. Eccoci nel secondo attacco. Sì, ho una capigliatura alquanto diciamo deplorevole. Sì, non so farmi la coda perché non sono una donna, non sono mai stata a farmi una coda. Ho un po' di capelli per i cazzi suoi, ma sono bagnati e sarebbero inguardabili, come avrete visto, come vedrete nel video di Clash Royale che ho già registrato. Vi invito a seguire il canale per il video che uscirà di Clash Royale. Comunque siamo qui, stiamo aspettando un pecca, mi pare. No, il pack è già stato fatto. Addirittura che dovete sapere che oltre a farmi la doccia ho anche registrato un video di Clash Royale e ne registrerò un altro aspettando il prossimo attacco. Andiamo subitissimo ad attaccare. Abbiamo truppe del clan, abbiamo tutto, quindi questo no perché mi fa cagare. Ok, un TH6 interessante con il doppio delle risorse, che adesso ricordiamoci, se prima stava a 130.000 l'attacco, adesso con un pecca costa 160.000, quindi fate voi. 246.000 mi sembra buono, più che altro 500 di nero anche, ed è un TH6 più che altro. Allora, come avete consigliato voi, ovviamente magari mettiamo un paio di arcieretti in alto per stanare le truppe del clan, che non ci sono a quanto pare. Ok, non ci sono, e attacchiamo dal basso, perché c'è anche due mortai, insomma avete visto, no? Fatemi un secondo mettere roba, ok, e dritti per dritti, no, qui no, vabbè. Oramai attacchiamo da questo angolino qua. Mettiamoci anche gli spaccamuro, ok, speriamo arrivino prima. Pom, ok. E ci sono anche gli spaccamuro. Adesso mettiamo gli acciari, mettiamo più che altro una cura sui giganti, perché se no l'è maiala. Ok, giganti se la stanno passando bene, male, boh, non si sa. Comunque sia, noi ce li abbiamo tirati, loro stanno... Ok, sono entrati dentro, che okay, sono tutti full vita. Ok, pronti a fare l'altra cura, ok, la mettiamo qua l'altra cura, così si curano anche quando saranno entrati. E mettiamo, ragazzi, una furia qua, che così prende i giganti, gli arcieri, il ribarbaro e spaccherà il muro dove entrerà la gente. No, non entrano da lì. Ok, un pecca, ragazzi, che forse punterà al municipio. Forse ci punta al municipio, perché dovete sapere che il pecca, per leggenda e non, è un figlio di puttana. Oddio, ha puntato al municipio. Madonna, perfetto. Questo pecca, ragazzi, è stato perfetto. Cioè, tutti i pecca fanno sempre il giro, è la leggenda. Il mio invece è andato dritto per dritto. E bravo, e scappa anche, bravo. No, guarda che lì, ragazzi, questo pack è stato divino. E poi, ragazzi, il pack, vedete, è anche un tank della Madonna, cioè, non prende danno. A questo livello il pack è Dio, secondo me. Però, vabbè, per attaccare ovviamente i town hall più bassi, in war magari no. C'è il pack che spacca le mura come se fosse un muratore sloveno. Niente contro i muratori sloveni, perché, per carità, ma è la verità, guarda lì come butta giù le mura. Pem! Pem! Come frusta questo bastardo. E niente, ragazzi, oramai le 3 stelle sono vicine. Vedete, insomma, ho fatto più risorse, molte più risorse di quante me ne avevano richieste. E abbiamo vinto le cose. Più che altro c'è anche i bonus stella. Dai, queste cagate, lo sapete anche come funziona. Come vedete, ho 557 gemme. Me lo scordate di vero. Le ho messe che mi avanzavano dal cash che ho fatto su Clash Royale. Cashone. Prima guarda che video di Clash Royale. E poi si è mai parlato. E niente, le ho messe perché semplicemente adesso volevo fare il terzo attacco. Però non avevo tanto tempo. Quindi ho detto, ma io le metto male gemme l'attacco, sempre uguale, tanto non gemmo mai le costruzioni, anche perché mi richiedono davvero troppo. Però un pensierino sul gemmare la fabbia degli incantesimi oscuri ci starebbe, giusto perché non voglio buttare via tutte queste risorse. Poi minchia, non sono scese. Beh, ragazzi, non ci stanno donando, quindi attacchiamo direttamente e in barba. E la madonna quanta roba che c'è qua dentro. Questo ha tutte le risorse negli estrattori, sarebbe un attacco molto remunerativo, però le sue
le sue infrastrutture mi one shotterebbero tutti gli omini, più che altro. Proviamo, facciamo lato per lato. Allora, un bel gigante qua, un bel gigante qua, e mettiamo un arciere qua che fa così, e un arciere qua che fa così, e un altro gigante rimane muoia quello. Di intraprendere, di spaccare questa cosa, dai, per farla molto molto breve. Ecco, ti pare che stessi buttando giù le barbe. Ora butta anche i miei di rebarbaro, va? Bello e capito. Possiamo spaccare gli estrattori? Grazie. Abbiamo già fatto un botto di oro, comunque, per non sottovalutarci, ci abbiamo fatto un botto di oro. Cerchiamo di spaccare anche quello, dai, 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 dai. Ok, non me ne frega più niente adesso. Mettiamo un gigante qua che viene preso di mira dal cannone, dal cannolo, ok. Perfetto, perfetto. Mettiamo anche un paio di cose qua. Ovviamente perderemo l'attacco, ma come avete saputo, come avete capito, chi se ne frega. Vediamo i giganti qua che verranno presi di mira dai cosi. Ok, e le truppe del clan qua, e mettiamoci una furia, perché adesso devono subito spaccare gli statori senza se e senza ma, rapidamente, proprio non ce ne deve fregare niente. Dai, dai, non guardate in faccia nessuno. Non guardate in faccia nessuno. Ok, anche questi estrattori sono stati presi. Ok, questo qui è rimasto da solo. Il punto è, ci saranno 30.000 euro in questi 30.000 euro. Ci saranno 30.000 di elisir qua dentro, ma indubbiamente no. E niente, ci ritiriamo così, perdendo un attacco, ma consapevolmente. 260.000 e 180.000. Cazzo, il domatore di cinghiali è arrivato adesso. Rimetto a fare l'esercito, se no poi un attacco più io. Come al solito, questo era la fine del video. Noi ci vediamo appunto al prossimo video. Un bel like, una condivisione, un mi piace. Per questo video è tutto. Ciao Nini!